Quando abbiamo provato il pino nero, sì, 10 giorni fa, 2 settimane fa, la settima puntata, non avevamo i sentori di fiori, se no, almeno non così pronunciati, no, erano altri, ma erano altri profumi. Ma è la vinificazione. E infatti la domanda è, quale aspetto dell'uva verso il processo ti porta ad avere certi sentori rispetto ad altri? Perché partiamo sempre da un Pinot Noir, eppure... Sì. Allora, la vinificazione nel Pinot Noir rosso... Ciao a tutti, da Andrea e da Bruno. Abbiamo cambiato la postazione. Ok. Però lei è sempre qua nel mezzo. Sì, sì, sì. Questo è un pane caldissimo, uscito adesso dal forno, abbiamo tagliato per darne 2 pezzetti alla signorina qui a fianco a noi. È un pane molto buono. Perché ho preso questo pane? Non l'ho ancora provato. Perché questo pane, così bianco, ci possiamo mettere qualsiasi cosa insieme per degustare i nostri rosé. Oggi parliamo dei rosé perché andiamo verso il caldo. Il rosé è un vino fresco, quindi alla beva già... Quando lo mettiamo in bocca, bello fresco, ci dà piacere, perché abbiamo caldo, quindi... Contrasta la temperatura. La temperatura. Abbiamo 2 rosé. Uno che è fatto qui vicino a noi, a Monterey. Oh, bellissimo. Credo che sia Monterey. È un Pinot Monterey della Castle Rock. Detto bene, Castle Rock. Beh. L'altro, invece, è un neozelandese. Perché poi faremo una sfida tra Italia e Francia, vi presentiamo 2 vini che... troveremo sempre a poco prezzo. Questi li abbiamo pagati 3,99 e 4,99, quindi siamo nella media. Vicini, esatto. Siamo vicini in termini di prezzo. Per chi vuol vedere, gli leggiamo l'etichetta. L'etichetta. Sì. Questo è il, parliamo del neozelandese, questo è il Vaipapa Bay, Canterbury Rosé, Wine of New Zealand, ed è un 2019. E invece l'altro che abbiamo detto è del Monterey, è il Castle Rock Winery, Rosé au Pinot Noir, Appellation Monterey County, ed è un 2021, quindi è più giovane, molto fresco. Diciamo che è molto, deve essere molto alto. Li apriamo, hanno le chiusure, non con i tappi, ma a vite, piacevole. Mm-hmm. Perché c'è stato una grande, qualche anno fa, un grande discorso, diciamo, controversia tra i tappi a vite e i tappi di sughero. Ah, questa è una bella domanda, perché non ho mai capito quali fossero i criteri per cui certe bottiglie fossero tappate con il sughero e altre con il tappo a vite, e se uno ha delle proprietà migliori di un altro. Allora, e come alternativa, tanto per aggiungere il carico da 90, come alternativa al sughero ci sono poi i tappi di silicone, se sono migliori quelli o il sughero. Vai. Allora, il tappo a vite, una famosissima casa francese, ma non faccio nome, un grande château, il proprietario di questo château stava facendo un esperimento del tappo a vite, per togliere il tappo di sughero, io parlo anche di bottiglie intorno ai 2000 euro. Oh. Perché? Perché lui sostiene, difatti ha fatto una prova, che il tappo a vite, una volta imbottigliato il vino, non c'è più la penetrazione di ossigeno. Ok. Mentre nel tappo di sughero deve tenere l'inclinazione, perché il tappo deve rimanere sempre bagnato, sempre inumidito. Esatto. Il silicone è un tappo che si presta bene alle chiusure perché non lascia più l'odore di tappo nel vino. Ok. Ecco. Però ci sono i pro e i contro. I contro sono, noi sommelier, come facciamo a fare tutta quella parte importante per stappare una bottiglia di vino? La parte di dramma. Esatto. Di... E questa è una cosa. L'altra, molte persone, dicono che i tappi a vite erano per i vini meno pregiati, meno nobili, vini così, perché una volta la capsula si metteva sulle bottiglie di tanto, sì, al precosto. Il tappo di sughero va bene per un determinato periodo di anni,
okay. Adesso non so se dico un'eresia, ma intorno forse vicino ai 10 alcuni mm-hmm. tappi, mm-hmm. forse. Perché? Perché pure il tappo, no, di sugo, il tappo di silicone. Ah, silicone. Perché il tappo di silicone mm-hmm. col tempo si può anche lui asciugare. Ah, ok, quindi si restringe esatto. nel collo. Esatto, okay. Però non è con l'umido che si riprende. Quindi il problema del tappo di silicone è che va bene su delle bottiglie a beva 2, 3, 4 anni. Allora, relativamente veloce. Questa è stata una contestazione del silicone, però okay. sono prove che io non ho fatto, quindi non posso perfetto. Dire. Invece il tappo di sugo a vita l'ha fatto questo signore. Il tappo di sugo è proprio tutto a questa, come non nostalgia, ma questa bellissima parte di stappare una bottiglia, di sentire l'odore, mm-hmm. il profumo del vino, pulire la bottiglia, c'è tutta questa, come questo rito. Sì, esatto. Che con il tappo a vite non si può fare. Non si può fare. Però okay. è un dato di fatto che ci sono delle bottiglie che sono durate il secolo, che stappiamo ancora oggi una bottiglia dell'inizio 1900 e ha mantenuto. Sì. Quindi di per sé il sughero non necessariamente, quando è mantenuto bene, diventa un problema. No, perché il problema del sughero è il fungo. È il fungo. Cioè esatto. questo fungo che non c'entra niente, che il tappo sia... ricordo non se era Conterno o l'altra ditta piemontese che ha imbottigliato Barolo uh-huh. e praticamente i tappi di sughero venivano serviti da un'azienda tedesca. Ok. Loro hanno imbottigliato il vino, al momento che hanno aperto il vino sapeva di tappo. Una bottiglia, due bottiglie, 10 bottiglie. Ok. Hanno denunciato la casa. Quindi c'era una contaminazione esatto, possibilmente esatto. dei tappi alla fonte. Hanno denunciato la casa, mm-hmm. l'azienda ha vinto e non c'era neanche da discutere, l'azienda, l'altra dei tappi ha subito... Ho capito, perfetto. I tappi più buoni sono in Sardegna, i tappi migliori al mondo sono sardi. Poi arriva la Spagna, il Portogallo e via dicendo. Perché purtroppo questo fungo, se non avviene bene nella sterilizzazione, nei forni, mm-hmm. non muore. E quindi nelle bottiglie alla fine si può sentire. Ho capito, ecco. Perfetto. Non so se hai notato che per la sì, puntata anche sono vestito in rosa. Rosa, nero, il Palermo. Il Palermo, esatto. Non so se internazionalmente i nostri ascoltatori apprezzeranno il riferimento, sì. però magari... Io ti consiglio di prendere i due bicchieri del rosso, perché andiamo a degustare il rosé che è un Pinot Noir. Esatto, ok, perfetto, quindi vado a cambiare. Anche perché lo arrivo preferisco subito. Che danno subito... I tuoi sentori, esatto. Intanto che tu fai questo, io parlo del rosé. Vai avanti, la vinificazione dei vini rosati o rosé viene fatta come quella del bianco. Cioè, si separano tutte le dai raspi, le bucce. I chicchi, le bucce, c'è una pompa, una pressa pompa automatica che pressa l'uva, quindi la polpa da una parte e tutto il resto da un'altra parte. Questo avviene con il bianco e con il rosato. Diciamo che col bianco rimane quasi limpido, si può dire, okay. non ha più feci, non ha più niente. Nel rosato invece la colorazione è data dal tempo che rimane sulle bucce, quindi si ha dalle 24 alle 36 ore. Ok. Quindi questo neozelandese è rimasto un 24 ore e credo che questo Pinot sia rimasto pressappoco uguale dal tempo. Sono solo le uve che cambiano. Okay. Non c'è dato sapere qui le uve della Zelanda, cosa usato, però dal colore potrei, poi la degustazione, non azzardo dire il nome, penso quale sia, ma preferisco aspettare finché lo... Esatto. Ok. Allora già, intanto, scusa, vai avanti. Già nel vederli questi due vini ti danno la freschezza in bocca. Ah no, assolutamente, è il colore stesso, il fatto che li manteniamo nel frigo per... Quindi danno una apparenza di... Per esempio, un altro grande rosé è Matheus. Ah, sì.
portoghese. Portoghese. Grande rosé, uh-huh, che è piacevolissimo bere in estate. Prima di andare alla degustazione, questi rosé si possono bere normalmente con delle carni arrosto, ma carni bianche in assoluto, non c'è problema. Perfetto. Ma potrebbe essere anche bevuto con un, per esempio, un filet mignon semplicissimo, non speziato, molto semplice, grigliato, sufficientemente okay, grigliato, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e basta. Si può degustare i due rosé. Indubbiamente una pasta ai sughi di mare o alle cozze, alle vongole, perfetto. Ok. Piacevolissimo anche con due ostriche, per esempio. Mm-hmm. Ecco, mm-hmm, questo è la faccenda. Ok, intanto un attimo, allora, sì, come al solito, lo so che i nostri ascoltatori lo sanno già, però noi acquistiamo le bottiglie, infatti abbiamo appena detto i prezzi, $3.99 e $4.99, se non sbaglio. Sì. Quindi non sono sponsorizzate, noi vogliamo semplicemente provare bottiglie e consigliarle a voi, in maniera che abbiate degli ottimi opzioni nel senso di rapporto qualità-prezzo. Sì. Diciamo, questo qui lo possono trovare ovunque, perché è un grandissimo supermercato, non è un supermercato. Discount? Neanche, è un negozio abbastanza rinomato in tutta America. Quindi è una catena presente in tutta America. Non è Walmart. Però è una catena presente. Lo dico perché magari la gente va a vedere Walmart. Però è una catena. Questo invece l'ho comprato in un discount. Io amo girare questi negozi che vendono meno, perché solo lì riesco a trovare i vini che hanno dei prezzi. Questo no, questo ha dei buoni vini, questo negozio. Questo negozio. Basta. E l'altra cosa, ovviamente, ricordo tutti quanti di registrare al canale e di commentare tutte le volte che vi invitiamo a provare i vini con certe combinazioni di cibo, per esempio. Fateci sapere cosa ne... o se avete qualcosa di diverso che volete suggerire, usate i commenti per condividere con tutti gli altri youtuber e attivate la campanellina, così potete ricevere gli update direttamente su email. E spolliciate, mettete il like che vi piaccia o no, mi raccomando, così noi possiamo andare su nel ranking. Questo, per esempio, una fettina di salmone, una foglione di insalata, una fettina di salmone, sì, è perfetto. Perfetto. Allora tu sai questo, cosa c'è, sì, cos'è questo dove? Questo qui è il Castle Rock, okay, e questo è neozelandese. Perfetto. Grandi settori di frutti rossi, subito, si sentono tantissimo. Direi lamponi e fragola, la fanno già alla grande. Lamponi e fragola. Specialmente il lampone. Però anche c'è anche, direi, delle pesche. Stavo per dire la pesca bianca? Sì. Vuoi provare in questo? Si sta aprendo molto bene. Perché poi sento anche gli... Si sente anche un poco di limone, l'agrume, sente già? Esatto. Sì, da grande sono il lampone, la fragola, direi anche quello rosso, come si chiama? Non mi ricordo più. Quel piccolo ribes? Il ribes. Esatto. Che io li confondo sempre. Anche in italiano, non solo in inglese. Li confondo proprio io. Si lasciano confondere, mettiamola così. Ha una leggera persistenza, agli occhi, alla visibilità è limpido, il colore direi che va verso un ramato, uh-huh, un rosé ramato, molto bello, limpido. Ha qualche venatura di ambrato pure. Sì,
oserei dire. Molto molto chiaro, beh, sì. Splendido, il colore meraviglioso di questo neozelandese. La persistenza è media, non è eccessiva al naso, ma i profumi della fragola e del lampone sono veramente intensi, questo sì. È acido. Sì. E cos'è, un 2018? È il 19, penso, un 2019. 19. Quindi ha quasi 3 anni. 3 anni. Mm-hmm. No, più di 3 anni. No, 3 anni, 3 anni. 3 anni. Il giudizio finale lo do dopo, ma l'acidità di questo vino permette di mangiare anche qualcosa che abbia del grasso, sì, tipo il formaggio, tipo il formaggio. Mm-hmm. Perché ha un'acidità molto forte, viva, che lo mantiene fresco. Io starei con il pane e il salmone. Sì, questo sì. Pane e salmone. Il salmone naturalmente ha quella, sì, quella grassezza, esatto, l'olio tipica di quel pesce. E quindi questo penso che sarebbe perfetto. Solo perché voglio salmone stasera. Mi lascia questa bottiglia? Bene. Ok. Mentre questo del Castle Rock di Monterey al naso profuma di fiori. Oh wow. Eh? Fantastico. Si sente subito la rosa. E il colore lo ricorda un pochino delicato. Però è interessante, vedi, adesso ti faccio la domanda, quando abbiamo provato il pino nero, sì, 10 giorni fa, 2 settimane fa, la settima puntata, non avevamo i sentori di fiori, se no, almeno non così pronunciati, no? erano altri, ma è, altri profumi. Ma è la vinificazione. E infatti la domanda è, quale aspetto dell'uva verso il processo ti porta ad avere certi sentori rispetto ad altri? Perché partiamo sempre da un Pinot Noir, eppure... Sì. Allora, la vinificazione nel Pinot Noir rosso è il mosto che rimane sulle bucce e quindi poi c'è il rimontaggio. Il rimontaggio è che il cappello che si forma nel lavoro, diciamo, uh-huh, in questi silos, va portato in basso, altrimenti può acidificare e quindi cambiare completamente, non è più, diventa vino. Quindi okay, può prendere anche degli dei germi e via dicendo. Quindi si fanno degli abbassamenti del cappello, uh-huh, e poi il cappello si fa rimontare, ecco il rimontaggio. Ok. Oh. Adesso sì, c'è anche la tecnica che si tiene il cappello a metà del contenitore, quindi i profumi, i sapori, tutto ciò che nel mosto viene trasferito al liquido, che quel momento, nel mosto, che nelle vinacee, nel cappello, viene trasferito al mosto. Ok. In quel momento. Ora, il pino nero sta dai 4 ai 6 giorni minimo, mm-hmm, sulle bucce. Ok. Il rosé sta da un massimo, fai dalle 18 ore alle 36 ore. Ok. E questo fa sì che cambia i profumi, gli aromi, i sapori, i terziari, quindi, secondari. Quindi questo tutti è. Questi aspetti non necessariamente sono nella polpa, sono sulla buccia. E quindi vengono trasferiti. I polifenoli sono nella buccia, quindi vengono trasferiti durante quel processo. Esatto, sono sulla buccia. Poi
c'è la vinificazione, il tempo serve nella botte, che a questo punto c'è un altro procedimento che poi ne parleremo più avanti. Vabbè, no, sono aspetti che si, esatto. Che si aggiungono, esatto. Nella resa. Questo è un aspetto, la domanda del pino nero perché è così, esatto. Se sentori, perché nella buccia abbiamo tutti quegli aromi e quei profumi che lasciando lì il mosto se ne appropria e la buccia se ne va via dopo. Perfetto. Senza fare niente. Perfetto. Perché ha trasmesso tutto quanto al mosto. Fantastico. Lo diciamo in parole povere. Sì, questo è come... È come comprare un bouquet di rose alla mamma. E di viole. E di viole. Perché c'è anche di viole. Sì. Grande profumo. Il colore di questo vino è chiarissimo, molto chiaro. È un rosa veramente... Nel bicchiere sembra che sia quasi un rosa pallido, invece è un rosa vivo, diverso da questo qui, ma molto vivo. Ed è un rosa... un rosa gentile. Gentile, sì. A meno di quell'ambratura... Delicato agli occhi, mm-hmm. Come puoi vedere la glicerina è intensa perché gli archetti sono molto scendono con molto presenti. Con non rapidamente, mm-hmm. ma con una andatura. Sì, con dolcezza. Esatto. Sono molto fitti, se vedi sì. Anche la densità. Di qua invece no, gli archetti scendono molto più veloci, quindi a meno contenuto grassezza, di grassezza, meno grassezza. Mm-hmm. Infatti l'acidità in questo è maggiore. In questo il neozelandese. E come puoi sentire, appena la bocca leggermente un piccolo di tannino, appena un accenno, direi. Sì. Questa è data proprio dalla che il pino nero normalmente non ha i tannini, ma nel rosso si sente appena proprio come una voce lontana. Tannini così. Non hai colto la battuta? Sì, non hai colto la battuta. In questo momento direi che questo rosé è un po' discordante, per me non è ancora maturo. Questo neozelandese. Il neozelandese. Sì. Okay. Perché l'entrata in bocca, se tu ci fai caso, subito appena lo metti in bocca sembra che sia diviso. Sì. Prova. Poi invece... Aspetta che... Recheck il timer perché non vorrei annoiare. No, siamo a 22. Finiamo subito. Non vorrei annoiare i nostri ascoltatori. No, sono piacevoli tutti e due. Se mangi qualcosa di grasso, questo ti pulisce subito. Quello da Monterey? Tutti e due. Però lui, a mio avviso, l'entrata in bocca è più delicata questa del Castle Rock rispetto al Waipapa Bay neozelandese. Ok. Quindi normalmente noi quando un vino è così diciamo che non è leggermente immaturo, non mm-hmm. è ancora trovato il suo aspetto maturo. Sì. Ecco. Può anche essere che 2 anni siano pochi per questo tipo di uaggio. Nonostante questo sia il 2021, sia il più giovane. Sì. Ma perché questo è stato senza... Vedi, il colore stesso ce lo dice, è stato di più sulle bucce rispetto al Castle Rock. Ok. Quindi bastano anche 4-5 ore di più per la differenza delle sia dei colori che degli aromi. Okay. Quindi velocemente due domande, perché una cosa che hai lasciato dall'inizio, evidentemente il Waipapa Bay non è Pinot Noir. No. Potresti azzardare... L'uvaggio? Senza, noi non abbiamo visto sul sito, quindi non lo sappiamo. No, io non lo so, perché non c'è neanche sulla bottiglia l'uvaggio. Infatti. Non c'è niente da nessuna parte. Cioè, in Nuova Zelanda lavorano molto il Merlot e anche il Pinot. Però non possono anche aver fatto un mix delle uve. Oppure del vino. Ma indubbiamente... Vabbè, non voglio metterti sotto il riflettore, necessariamente. No. E poi,
battaglia di bottiglie, quindi fra le due tu consiglieresti senz'altro Castle Rock. Il Castle Rock, che lo trovo più pronto. Più pronto, perfetto. Alla beva. Benissimo. E va bene anche per le signore il Castle Rock, perché è molto delicato in bocca. Benissimo. Mentre se mangiamo una bella bisteccaccia a questo punto, forse il Waipapa. Il Waipapa Bay for una, per una bella bistecca grigliata di mezza estate. Sì, sì, ci sta. Perfetto. Benissimo. Perché è bello robusto. Ha una presenza. Ha una certa robusto. Presenza. Allora, io comunque mi terrò il Waipapa Bay per il mio salmone stasera. Ha capito. Se posso. E con questo direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. È un saluto e un caro abbraccio da Andrea e Bruno. Bye bye.